Roma, chi non conosce Roma oggi, ma soprattutto nell'antichità? Roma è il centro del potere, soprattutto a Oriente, quello che si vede è Roma, è dove si decidono anche i destini delle persone che vivono a Oriente. Paolo è stato in altre grandi città, è stato nelle città greche, è stato ad Efeso, ma adesso progetta di andare a Roma. Per quale motivo? Beh, ce ne possono fare molte ipotesi. Io provo a formularvene un paio. Paolo ha affrontato varie sfide, è stato più di un anno e mezzo a Corinto, è stato 3 anni ad Efeso, la capitale d'Oriente, la Roma d'Oriente. Adesso cerca di mettere insieme il suo percorso, annunciare il Vangelo in tutto il mondo conosciuto dell'epoca. Mi è testimone Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunciando il Vangelo del Figlio suo, come io continuamente faccio a memoria di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, un giorno, per volontà di Dio, io abbia l'opportunità di venire da voi. Questo atto di richiesta è contenuto nel ringraziamento iniziale che Paolo scrive ai Romani, a questa chiesa, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata. È una comunità che non conosce, non è nata dopo la sua esperienza apostolica. Eppure il desiderio di Paolo è viscerale, ma soprattutto perché? Per poter avere uno scambio insieme ai fratelli nella fede di Cristo che vivono a Roma, proprio sulle questioni della fede. Vi è un desiderio ardente di poter avere questo dialogo e questo confronto. E per fare questo scrive alla comunità di Roma, scrive nell'inverno a Corinto, probabilmente tra il 54 e il 55, ma secondo altri un pochino più tardi, ma insomma questi sono gli anni, 2-3 anni, e quell'inverno progetta che cosa? Progetta di andare a Roma, farsi probabilmente finanziare a Roma, perché vuole arrivare in Spagna e secondo Clemente Romano ci arriverà pure. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Di che cosa sta parlando qui Paolo? Beh, sta parlando di coloro che, pur vedendo nella natura le perfezioni operate da Dio stesso, non sono stati capaci di raggiungere dalla creatura il creatore, cioè la sua origine, ma si sono fermati nella loro adorazione e nel loro riconoscimento soltanto alle figure delle creature, quindi lo hanno racchiuso in immagini a figura di uomo, di uccello, di quadrupede, di rettile. Beh, probabilmente vi è sicuramente l'idea di andare contro la religiosità pagana, quella che appunto riconosceva in questi elementi la divinità, e dice Paolo che l'errore nel quale questi uomini sono incorsi è stato proprio quello di non riuscire ad andare oltre, a non vedere oltre, cioè la grandezza di Dio, colui che sta oltre questo ordine che si può ritrovare già nella natura. Sente dunque di dover portare a termine un compito, ma ci sono state altre situazioni che hanno fatto riflettere l'Apostolo Paolo e non poco.
Tu però, con il tuo cuore duro e ostinato, accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che, perseverando nelle opere di bene, cercano gloria, onore e incorruttibilità. Ira e sdegno contro coloro che per ribellione disobbediscono alla verità e obbediscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia su ogni uomo che opera il male. Sul giudeo prima come sul greco. Gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il giudeo prima come per il greco. Dio, infatti, non fa preferenza di persone. Questo testo è un testo molto importante perché ci colloca Paolo nel suo ruolo di guida della comunità. Egli ha ben chiaro che cosa sta annunciando, sta portando il Vangelo di Cristo. E il Vangelo di Cristo, disvela, rivela che cosa? La verità della vita dell'essere umano. E da questo punto di vista, davvero dobbiamo ringraziare questo testo per questo passaggio. Non c'è una preferenza di persone che Dio fa prima della vita delle persone. Prima ci sono le persone e la loro vita e le loro scelte. È su questo che Dio poi opererà il giudizio. Quindi non un'esclusione a priori, essere giudei, essere greci, quindi te sì, te no, te buono, te meno buono. No, no, saranno le scelte concrete di vita, cioè la presa di posizione che il singolo uomo farà nella sua esistenza, che determinerà l'elemento di giudizio da una parte o dall'altra. E in questo Paolo è molto chiaro. Per esempio, situazioni di contrasto con i giudaizzanti, persone che non hanno negato la fede in Cristo, ma hanno negato che la fede in Cristo possa bastare a se stessa. E quindi bisogna anche che queste persone accolgano Mosè, la circoncisione e tutto il resto. Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. Infatti non c'è differenza perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. Questo testo è un passaggio chiave che spiega chiaramente il ruolo della salvezza che è affidato in esclusività a Gesù Cristo. Perché? Perché Dio ha stabilito Gesù Cristo come ultimo e sommo coperchio dell'arca dell'alleanza, ovvero questo luogo fisico che per i giudei era visibile dentro il Tempio di Gerusalemme, quindi questo coperchio sul quale veniva versato appunto il sangue nel giorno dello Yom Kippur. Bene, questo coperchio fisico non esiste più. Perché? Perché vi è uno strumento di espiazione perfetto ed è Gesù Cristo. Perché la giustificazione non si basa sull'osservanza della legge, così come i giudei e la circoncisione ancora continuavano a insegnare, ma esclusivamente sulla fede in Gesù. È arrivato dunque il momento di scrivere ai cristiani di Roma con due scopi precisi. Il primo è mostrare come il suo annuncio ai pagani sia in continuità con la verità giudaica, ma dall'altra anche in perfetta discontinuità. Chi è in Cristo è una nuova creatura, aveva scritto nella seconda lettera ai Corinti. E qui nella lettera ai Romani non solo affermerà queste realtà, ma soprattutto le ricomporrà nella visione anche giudaica. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa si assicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Passaggio interessante dove Paolo vuole recuperare il buono di Israele, lo fa attraverso la promessa fatta ad Abramo, la promessa di essere il padre di molti credenti. Quindi è la fede che oggi sperimentiamo in Cristo Gesù, è proprio quella fede che si diventa parte di quella discendenza a cui è stata fatta la promessa dell'eredità.
È mediante la fede in quel Gesù che si entra nell'asse della discendenza di Abramo al quale Dio fece le promesse della salvezza. Non a caso all'interno del testo di Romani dedicherà 3 capitoli a parlare del mistero di Israele, una questione che ovviamente pone in discussione la stessa fedeltà di Dio. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera salgono a Dio per la loro salvezza. Infatti, rendo loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il termine della legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede. Passaggio molto importante nella trattazione che Paolo fa all'interno della questione legata al popolo di Israele. Egli riconosce la bontà a questo popolo, soprattutto nella sua fedeltà nel corso del tempo e della storia, fedeltà a Dio data mediante l'osservanza della legge. Ebbene, tutto questo è un fatto positivo che ha portato il popolo di Israele all'età, all'arrivo della pienezza di questa legge che appunto è Cristo. E qual è lo scatto in avanti che si può fare? Bene, riconoscere che Cristo è il fine, il termine e il compimento della legge e quindi la giustizia viene data oggi non a chi osserva quella legge, ma a chi ha fede in Cristo. Questo spalanca le possibilità della salvezza a chiunque crede in lui. Una lettera dunque con delle tesi a soggetto, è quindi una lettera articolata, complessa, non che si muove da una polemica più o meno generica, una lettera, la più lunga di Paolo, la più importante, che ci dona il suo percorso nella conclusione, nella maturità. Paolo che ha annunciato Cristo, la novità di Cristo, come unico fondamento, adesso si confronta anche con il suo passato, si confronta anche con ciò che lo ha formato e ci dona una sintesi straordinaria. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Siamo nelle esortazioni finali e questo passaggio è un passaggio chiave. Come si diceva prima, Paolo glielo ha già scritto, è mediante le scelte concrete che poi Dio opererà il giudizio sulla vita degli uomini. Ecco quindi questa esortazione così accorata, quella di offrire le proprie vite, fare in modo che il nostro culto spirituale non sia un culto fatto di offerte, sacrifici e riti, ma sia la vita stessa. Infatti, Paolo raccomanda questa trasformazione costante del nostro modo di pensare. Nel nostro modo di pensare significa interagire con il mondo nel quale siamo e scoprire dentro quel mondo ciò che è buono, gradito e perfetto a Dio. Questo diventa lo scopo della vita del credente, vivere in questo mondo, guardando questo mondo e le scelte che può compiere con una dinamicità, senza schematizzarsi rispetto a questo mondo, cioè senza seguire quelle che sono delle linee direttive che vengono fuori di noi, ma mettendo sempre in discussione la nostra fede che ricerca con creatività, ma soprattutto con perseveranza, ciò che qui e oggi è buono, gradito e perfetto a Dio. La lettera ai Romani è lo scritto più importante del cristianesimo, questo è poco ma sicuro, anche perché sulla base della lettera ai Romani ci sono state anche diverse eresie per l'interpretazione delle posizioni pauline. È quindi un testo che ha lasciato una traccia indubbia, un testo che tutt'oggi esercita un fascino straordinario.